Eccoci qua, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Pokémon Y Random Lock. Pronti a proseguire le scorribande che ci porteranno ad affrontare la Lega Pokémon. Ma prima dobbiamo affrontare un'ultima palestra, l'ottava. Oh mio Dio, c'erano due tecnici della manutenzione. Che sta succedendo, ragazzi? Non che mi interessasse veramente, però abbiamo un'altra via qui per la quale è possibile catturare i Pokémon. E noi che facciamo? Catturiamo dei Pokémon. Come vedete dalla grafica, ho messo bell'osso in mia squadra. Salve a tutti! Wow! Wow! Non speravo intanto in Beheim. Però ho messo bell'osso perché si è evoluta da Poliwhirl con roccia di re. In realtà è diventato prima un Trico, poi un Torchic e poi bell'osso. Wow! Tra l'altro ho finalmente allenato i Pokémon con il SAV, il super allenamento virtuale. Non il SAV, quello che pensate voi per cittare. Però nella Ultra Ball mi sa che non ci vuole proprio entrare. E invece sì, ci vuole entrare come? Controlla il cervello dell'avversario con poteri psichici e ne sostituisce i ricordi. Mamma mia, che cattivo! I want to believe. Motto della serie di X-Files. Anche se qualcuno potrebbe dire la verità è là fuori. E sì, bell'ossom è ancora a livello 14, non l'ho allenato. Però, come ho detto, con il SAV, con il super allenamento virtuale, si può allenare subito anche senza salire di livello con le EV. Ah, la grotta! Grotta Climax. Cattura extra? Allora, non intendo esplorarla ora perché mi aprirebbero il culino. Però una cattura extra si può fare. Mega Heracross! Non lo shotto mai neanche per sbaglio, anche se mi ci impegno. Are you sure about that? Oh, guardalo! Ci sei dovuto impegnare e ce l'ha fatta! Grande! Ti voglio bene, Raihorny! Ti voglio bene! Proprio quando l'ho detto e allora è lì che lo fai! Grande! Andiamo avanti così. Ponte mosaico. Ah, devo incontrarmi con il professor Platan qui, è vero. Ecco, cosa? Ma è arrivato. Ah, mentre me ne vado? Bravo. Mi spiace per tutto quello che è successo a causa di Alisio. Comunque, grazie mille. Ti ringrazio di cuore a nome di tutti gli esseri umani e Pokémon del mondo. Fermando il Team Flash è riuscito a salvare anche Elisio, oltre che il mondo forse. Capisco le idee di Elisio, tuttavia avrei voluto che mettesse da parte il suo ego per insegnare a tutti cosa significa aiutarsi a vicenda, per migliorare. Ma basta filosofeggiare, Link! Fammi vedere cosa avete imparato in questo viaggio tu e la tua squadra, ho fatto bene a curarmi, eh. Landon! Grande, il nome Landon mi piace! Ciao Totto. L'ho chiamato Oro Hunter perché Oro è la risata che fa Perone in One Piece. Mi pare che sia Oro. Professor Platan, bravo, bravo con Reshiram. Anch'io sarei bravo con Reshiram. Che cazzata. In questa città si nasconde una cosa molto preziosa che mi appartiene. Senti, va, prova a cercarla. Ora però ti devo salutare. Ah, però, che bella cascata. Ah, forse sulla cascata se riuscissi ad andarci in qualche modo, ma non penso. Direi di proseguire per davvero e arrivare alla prossima città dove ci sarà appunto la palestra da affrontare. Ma prima via Valle Larga. Dopo via Stretta, via Valle Larga. Vediamo un po' che Pokémon ci può capitare. Nuovo Spaz, lascio perdere. Ah, ma io qua mi ricordo sta strada ora. Adesso qui arriveranno i nostri amici a sfidarci. Mettiamo un po' pinguino davanti, vediamo che combina. Tutti i nostri amici, sì. Me lo ricordo bene. Bene, indovina perché sono venuta fin qui? Per lottare. Esatto, lottiamo. Siamo o non siamo allenatori? Sì, però. Liliana, io ti voglio bene, ma anche meno. Abbiamo pinguino imperatore numero 2 davanti. E gli facciamo un bel racciotomba per, insomma, un attimino vedere come gira. Ok, gira male. Però almeno adesso è più lento. Un bel surfello. Che fa male. Fa male, surf. Hai capito? Vediamo un po' a chi manda, dai. A Garchomp. Cambia. Gran collera di Raihorny! E ora?
E ora, amico mio, so cavoli tuoi. Anche se a pensarci potevo chiamare Empoleon DeLonghi. T'asciugo DeLonghi. Ora tocca anche a Tierno qua e Cinguina, mamma mia, come cavolo si chiama quello. Dai, lottiamo, veloce, su. Sconfitto, per forza. Capo, tocca anche a te, Tierno. Ah, grazie, grazie. Ecco. Ah, ok, pensavo mi facesse lottare con i Pokémon scarichi, perché stavo davvero al limite. Sono contenta di essere messa in viaggio e che siamo diventati tutti amici. E grazie al mio incontro con Froakie, era un Raikou, ho potuto visitare tanti posti e conoscere tante persone che non dimenticherò mai. Link, questo è da parte di tutti noi. Lo stavo dicendo ora, ma le cascate? Allora, io ora vorrei solo arrivare alla prossima città senza altri incontri di sorta. E ci siamo! L'ultima palestra! Che sono le gemelline di Shining, queste? Ah, Fractalopoli, no? Ah, io stavo a pensare a Fluxopoli, lascia perde. Sto talmente rimbambito da tutte quante quelle lotte. Oddio, che succede? Il capo palestra non è qui, è andato al bosco passo perso. Che stava qua giù, se non ricordo male. Mica mi ricordo sta. È un posto strano questo. Vediamo un po'. Ah sì, per forza qua, il bosco passo perso è questo. E ci potremmo catturare un Pokémon, eh? È tutto dire. Ah, la roccia muschiosa per Ivi. Abbiamo incontrato un Lotad che potrebbe essere interessante da catturare e far evolvere subito. Ah, penso di aver trovato la strada. Sì, sì, stava qua fuori lui, eccolo. Guarda che bello. Madonna che Chad. Mamma mia, questo è un villaggio segreto, è la valle dei Pokémon. Qui ci si trova anche Mewtwo nel post-game. Vedo che la tua squadra si trova bene con te. Sembra conservare dei bei ricordi del vostro tempo insieme. Sì, allora, ascoltami. Tu sei Edel, il capo palestra. Perfetto, io sono lo sfidante. Esatto. Ok, tu gli faccio amicizia? No. Io voglio fidarmi di Rhyhorny per questa palestra. Quindi vediamo un po' se ce la facciamo con lui, perché la vedo dura, eh. Molto dura, però oh, non si sa mai, potrei riuscirci. Dai, entriamo. Questa pure è bella come palestra, eh. Cioè, più che altro la meccanica è carina, non che sia bella proprio perché è bella. Però è molto carina la meccanica, sì. Bisogna anche sfidare per forza tutti. Oh, oddio, tutti no, però più o meno. Allora, siamo dal capo palestra. La prima è franca, scendere in campo. Ghiaccio è resistente e fragile al tempo stesso. E così anche la mia forza, diversa in base ai Pokémon che manderei in campo. È così che deve essere. Però guardalo. La panzetta da birra. La canottiera, neanche la maglietta della salute. La canottiera proprio. Ma adesso basta tergiversare. Fuori Pokémon, che inizi la lotta! È vero. Si batte sulla pancia. Guardalo, che bello. Landon, anche lui si chiama Landon. Hydreigon. Mo so cavoli. Aia. Bisognava mandare... A tempestretta però posso farla. È drago buio lui. Campo elettrico, ok. Sperando che non abbia attacchi buio, incrocio le dita, che non riesco a incrociarle comunque. Aspetta che ci riesco. Eccolo, eccolo qua. L'incrocio così, dai, dai, dai. Nitro carica, ok, mi piace. Perché non mi fa nulla. Sì, sì, aumentati la velocità. Intanto ti sconfiggo. Non so cosa voglia fare, ma non la farà, perché è andato KO. 58 però, io ho solo Franca al 58. 59 ora. Ma è l'unico Pokémon che ho sopra il 55, se non sbaglio. Ah, 56 pinguino e basta, cavoli. Lo panni comunque. Sì, tempestretta. Dolce bacio, no. Mi confonde o mi dormendo? Mi confonde. Cavoli. Entra, entra, entra! Grande! Bene. Ci riprovo. Se entra baratto scudo, scambia la difesa. Magari ce l'ha più alta... Lopanni. Ah, no, no, no.
Foro dimensionale? Dovrebbe ricaricarlo ora. Sperando che la confusione svanisca. Ah, è scomparsa, sì. Ah, cioè, scusami, fa più foro dimensionale che non tempo stretta, che è pure super efficace. Da stab forse, perché? Ma lo sì, beh, lo stab fa tanto, però non mi aspettavo così tanto sullo panni. Gli faccio un'altra tempo stretta? Sì, so che avrebbe ricaricato, me l'aspettavo, Me l'aspettavo al 100%, però... Tempo stretta. Dai, questo dolce bacio! Un bacio Perugina, mi dai? Grazie del bacio Perugina, lo accetto molto volentieri. Una macchina, Franca, una macchina da guerra. Non sta sentendo niente, la confusione non gli può fregare di meno e non è più confuso, Franca! Bravissima! Proprio non gliene è fregato niente della confusione. Ma a me non me ne è fregato proprio un cazzo. Waldrain. Oddio. Chi devo pregare ora per beccare tuono? Rimango. 61. Ah, prepotenza non mi interessa neanche per sbaglio, perché siamo super siamo speciali noi. Ok, tuono becca. Ah, però c'ho tempestretta anche. Il problema è che... Ah, stordi punto. Prego. Arceus, mandamela buona. Che palle sti umani. Me l'ha mandata buona. Me l'ha mandata buona. È fatta. Incredibile. Questo sì che si chiama rompere il ghiaccio. Ah. La tua squadra... Ah, sempre così fa, basta, sei matto! La tua squadra ha lottato con grande coraggio, sei stato davvero in gamba. Bella sta medaglia, Insomma, non tanto. E messa anche qui, medaglia Iceberg da Edel. La medaglia Iceberg attesta la tua forza come allenatore. Sì, posso anche entrarci alla Lega Pokémon. Oh, gelo raggio, finalmente gelo raggio, lo becchiamo. Precisione 100% e può congelare anche il bersaglio. Può è la parola chiave. Ok, ora tutti quanti si sincronizzano. Bello. Si può scivolare. Yeah! Rolling around at the speed of sound. Sonic Adventure 2. Ciao bello! Non ci vedremo più, mi sa. E quindi, che succede? Invece ci rivediamo. Devi affrontare la Lega Pokémon per mettere alla prova le tue abilità, grazie. Ti resta solo una cosa da fare, andare alla Lega Pokémon. Credimi, se hai fiducia nei tuoi Pokémon potresti arrivare in capo al mondo. Bene, però direi che per oggi è tutto. La squadra ha lottato con grande forza. Solo Franca. Ha fatto più o meno tutto Franca ha fatto. Gli altri sono ancora carichi. Non hanno fatto niente. Ad ogni modo, per questo video è tutto. E direi che ci vediamo al prossimo, dove affronterò la via vittoria, la Lega Pokémon finale. Prossimo episodio di via vittoria. Ci vediamo.